istituzionale, sono consigliere di ordine di medici, sono responsabile del presidente della scuola di medicina generale, responsabile di uno dei corsi di formazione di medicina generale. È una scuola che mi sento molto a disagio. Adesso a stare a rimbaccare quello che è stato, quello che ha detto, secondo me ha un senso relativo. Per onore di storia devo dire che quando 5-6 anni fa venne balenata l'idea di questo H16 da parte dei Boscherini, da parte della Toscana, noi umbri un pochino rimanemmo subito facendo i conti della serva, da sindacalisti minimi, se cediamo 8 ore alla convenzione, alla dipendenza, ci perderò 8 ore, diciamo, la convenzione, quindi i colleghi della Guardia Medica per primi, ogni pratica, diciamo, ogni turno salta, diciamo, dei posti di lavoro, quindi diciamo, è inutile che stiamo a trincerarsi dentro la foglia di fico, insomma, questo qui è il dato di fatto, questo è il punto più serio. Dato di fatto, ma mai dice di no, Io ormai io la conosco relativamente, diciamo, io vivo soprattutto nella realtà locale. Ho sentito tante suggestioni, tante stime, adesso mi trovo un po' in difficoltà. Dispensa di che? Oh, ma mica hanno provato niente, Lo devono andare a discutere con le sindacali. Dispensa di che? È resistenza che ci sia di là, internazionale, con idea a sentire sul discorso di abortire questa idea della H16. Non diamo per scontato che sia stato già sancito. Da qualche parte questo tavolo si farà che fosse oramai tutto deciso. Ultima cosa, chiedo scusa, io pur essendo al consiglio dei medici, perché era stata richiesta la sala, non lo sapevamo, evidentemente è stata presa una decisione senza che sia stato consultato tutto il consiglio. No, no, è stata mandata anche prima che si venisse. Guarda, abbiamo aspettato una risposta 12 giorni. Passare questa celeratezza. Io sono preoccupato, permettetemi, c'è un'altra personale, io sono fra i pochi privilegiati che non ho fatto mai la guardia medica, ho fatto sempre il medico di famiglia subito perché ho avuto la fortuna o la sorte di essere quasi subito massimalista. Vedo in questa H16 un inizio, diciamo, di smantellamento proprio di quello che è anche il rapporto fiduciario, per cui diciamo si tende sempre più a far transitare il concetto del rapporto di fiducia con la struttura, con l'OCC, con le effetti chiamate da come mi pare, piuttosto che con me, con il dottor Tiziano Scarponi, che ormai ci conosciamo da 39 anni. Questo la vedo come un grimaldello, che potrebbe essere senz'altro l'inizio della smantellare tutto il servizio sanitario nazionale, di cui io pure, diciamo, essendo di idee liberali, essendo di idee diciamo assolutamente non inquadrabili, ma certo in America, però al mio servizio sanitario nazionale pure.